Sì, grazie, cerco di essere veramente brevissimo, bacchettami, ma semplice per prendere dall'entusiasmo del fatto che vedo parecchia gente competente, appassionata, differente, quindi il bello della biodiversità sociale e culturale, se ben organizzata, era da produrre veramente una grande una reazione a quello che già nel 2001, ma anche prima, negli anni 70, come diceva Democratica, si vedeva a Genova nel 2001 come Medicina Democratica, Medici per l'Ambiente ed altri gruppi di sanitari. Avevamo con Vittorio, avevamo cercato di far sentire la voce del medico come persona che in qualche modo capiva che il problema della salute era assolutamente marginale e secondario rispetto al profitto, e ci avevamo azzeccato ovviamente, ma c'erano già delle prove evidenti. Adesso direi che il dramma è veramente percepibile da tutti, anche da persone diciamo distratte o particolarmente assenti. Vorrei semplicemente allora innanzitutto leggere una cosa che aveva detto Tomatis negli anni 63, perché secondo me dobbiamo vigilare, senza portare discredito nel mondo della ricerca. Noi dobbiamo sapere che la ricerca è un elemento appetibile dagli affari in qualche modo. E sostanzialmente Tomatis lo diceva, ci sono regole di gioco nel mondo della ricerca che in parte non ho ancora capito, in parte mi rifiuto di capire. Visto nel suo insieme, il mondo della ricerca è costituito da poche decine di persone che contano veramente, da una piccola schiera di lavoratori fidati, da un discreto numero di ignoranti, colpevoli e no, e da una corte di profittatori senza scrupoli, veri profanatori. Ecco, a me questo schema mi piace molto come epidemiologo, insomma, suddivido e li vedo, li ho visti in questi anni, dagli anni di Seveso in poi, da quando ho cominciato a fare insomma, il medico epidemiologo. Ecco, se il filo che nel nostro campo, per esempio, tiene legata alla ricerca, al mondo della pratica medica e a quello più lontano dei malati di cancro, è spesso così tenue da essere a malapena visibile, per la corte dei profanatori non è mai esistito, quindi non c'è legame, o è stato troncato netto all'inizio della loro presa di posizione attiva. Costoro, cioè approfittatori e profanatori, lavorando all'interno del sistema e parlando in nome di qualcosa a cui non si sono mai sognati di credere, e lo vediamo quotidianamente nelle aule di tribunale anche, chi difende dicendo cose incredibili per difendere i danni arrecati dalle aziende, dagli inquinamenti e quant'altro, si dice seminano zizzania, scavano trabocchetti, distorcono la verità, essendo il loro fine ultimo quello di acquistare potenza e a un livello più alto della norma di fare carriera. Con tutto ciò, la bilancia del progresso continua a pendere dal lato positivo. Questo è l'altro messaggio positivo. Viene da chiedersi se davvero il progresso sarebbe più veloce qualora gli intriganti, i profanatori venissero eliminati, o forse, come il letame nei campi, essi rappresentano il concime della ricerca. Ecco, io questo messaggio di Tomatis l'ho verificato, ho chiesto a colleghi anche internazionali se ritenevano un'allucinazione, diciamo, molto critica, molto pessimistica, mi hanno detto no, guarda, che adesso la situazione è anche peggiore. In effetti lo vediamo noi che viviamo in un ente pubblico, dove noi ricercatori siamo indirizzati a diventare ricercatori di finanziamenti. Quindi dobbiamo mettere in secondo piano la ricerca per la salute pubblica. Detto questo, è un dato proprio che abbiamo prodotto pochi giorni fa con Lewis, il professore di Padova che si occupa di campi elettromagnetici, era un dato incredibile, cioè la quantità di, diciamo, di consulenti delle aziende all'interno delle famose monografie IARC, le monografie che poi sintetizzano la classificazione di cancerogeno, certo, probabile o possibile, determinate sostanze, dal cloro di vinile all'amianto ai campi elettromagnetici. Ebbene, nel 1970, diciamo, i tecnici all'interno del gruppo di lavoro IARC delle monografie era meno del 10%, quindi meno del 10% dei ricercatori invitati a valutare il ruolo cancerogeno della sostanza apparteneva o dichiarava di appartenere a un'industria e aveva finanziamenti. E nel 90 era 31%, nel 2008 sul cloro di vinile li ho individuati io perché sono dichiarati, era il 38%, sui telefonini nel 2011 sembra sceso al 15-21%. Da una verifica in realtà fatta dal professor Lewis si è visto che questi dati in realtà sono dichiarati, e in realtà quelli reali, cioè diciamo, i ricercatori che hanno interessi con le industrie e con, diciamo, in qualche modo il fattore di rischio studiato,
Ecco, in realtà è tre volte tanto, da tre a quattro volte superiore. Quindi c'è un trend incredibile per cui l'ente pubblico che dovrebbe internazionale, come dicevo prima al mio letto, Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale del Commercio e quant'altro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è assolutamente una cenerentola, non ha voce, non ha forza, non ha soldi ed è continuamente alla richiesta di finanziamenti, non può quindi sostanzialmente sostenere la salute pubblica, non può fare delle ricerche indipendenti e questo lo si può vedere, abbiamo le prove sostanzialmente. Qual è l'altro punto che volevo toccare? Il crollo della speranza di vita sana. Questo dato è stato oscurato di una gravità incredibile, l'ha fatto vedere prima Patrizia Gentilini. Ci continuano a dire tutti i mass media, le grandi voci che tuonano e ci dicono in maniera rassicurante, ragazzi state bene, cosa volete, questo è il miglior progresso, stiamo progredendo, vivete sempre di più, ogni anno vi diamo 3 mesi in più di vita. Ed è il dato Eurostat, ok? Sulla mortalità, che viene posticipata, tra virgolette, di 3 mesi di vita in più ogni anno. La stessa Eurostat in realtà dice che la malattia invece viene anticipata di 30 mesi ogni anno, che sembra un paradosso, ma della serie la qualità della vita è un'altra cosa rispetto alla quantità della vita. Quindi noi abbiamo un dato ufficiale che potete verificare, ed era diapositiva che ho fatto vedere è la Patrizia, ma lo possiamo verificare sugli uomini, sulle donne, sui bambini e sugli anziani. Quindi anche lì è una interferenza pesante nel discorso pensioni, ma un'interferenza pesante dal punto di vista dell'economia, della qualità della vita, della società. Quindi questa anticipazione della malattia, da 71 anni a 61 anni. Quindi consumatori di farmaci, consumatori di diagnostica, consumatori di varie cose e anche lavoratori per di più. Quindi chissà che società avremo fra qualche giorno. Abbiamo un altro problema, quello della credibilità della ricerca. Ecco, non butterei ovviamente tutto, anche perché ci sono anch'io, mi dispiacerebbe essere buttato via così tanto al chilo, ma la credibilità della ricerca ormai abbiamo capito come hanno fatto a varare. Abbiamo letteralmente capito come hanno fatto a dimostrare che le popolazioni degli inquinati in generale possono essere lavoratori, possono essere i cittadini residenti in zone inquinate, possono essere, perché no, anche i nostri militari sono andati nei Balcani e nelle altre cose, in cui è risultato addirittura che chi andava in zone inquinate aveva il 50% in meno di tumori rispetto al previsto. Cosa incredibile. Ci siamo messi a tavolino a controllare questi dati e abbiamo scoperto che con 2 o 3 stratagemmi si riesce tranquillamente a dimostrare che appunto gli inquinati stanno meglio dei non inquinati. Come si fa? Semplicemente cambiando il gruppo di controllo, prendendone uno sbagliato, oppure mescolando il gruppo degli esposti, mettendoci dentro i non esposti, oppure un'altra cosa, prendere una malattia sola, magari rara, invece che il complesso delle malattie, un'altra cosa, prendere un inquinante, magari un cancerogeno raro, anziché l'insieme del pool dei cancerogeni, delle sostanze tossiche soprattutto. Quindi ci sono un sacco di cose interessanti che ormai abbiamo scoperto e se riusciamo a fare squadra come comunità scientifica, ma di base, cittadini consapevoli, competenti, io penso che non ne passa più una, se riusciamo a rispondere. E poi c'è l'ultimo gran finale, il problema della geotermia, che tutti come diciamo, tecnici indipendenti, persone anche distratte o altro, pensavamo fosse una bella energia diciamo alternativa, non inquinante, non nucleare. E siamo andati a vedere un po' i dati della regione toscana, sono incredibili, sono letteralmente incredibili. Tanto per fare un lavoro appunto in modo semplice e concludo, è emerso con il gruppo di Marchi, ma con tutti anche i medici locali, i comitati locali toscani, è uscita una cosa bellissima, che la stessa regione toscana aveva ammesso nei risultati che ad esempio risultava per tutte le cause nei maschi, nell'aria, una mortalità aumentata nei maschi per quanto riguarda l'esposizione al mercurio, per quanto riguarda la stessa cosa l'esposizione ad arsenico, per quanto riguarda l'esposizione a boro. La mortalità complessiva, non sto parlando di qualche tumoretto raro che uno dice vabbè è aumentato per caso, non sappiamo perché, potrebbe essere effetto della mal analisi. Ecco, in realtà è il complesso delle cause. Quindi un indicatore importante. Queste cose sono assolutamente, dei segnalatori, ognuno sarebbe bene che guardasse bene il proprio territorio
la difesa del proprio ambiente, del proprio backyard, io non lo considero un reato, anzi lo considero un dovere di ognuno di noi, perché anche la difesa si fa anche a chilometro zero, oltre che mettere il solito pozzo da qualche parte in Africa. Cioè, secondo me bisogna anche verificare i pozzi locali e non farli danni al prossimo. Io penso che abbiamo veramente delle competenze per poter lavorare insieme, e perché veramente soldi, idee e competenze le abbiamo, quindi basta soltanto smetterla di fibrillare, di lavorare in modo scoordinato, e probabilmente grazie ai Media Democratici penso che riusciremo con una visione anche europea, insomma una visione d'insieme, di fare un servizio per la comunità locale e a livello più internazionale. Scusate la lunghezza. Poi subito a Machi per il gruppo dei beni comuni, e che poi farà anche un intervento mirato sui problemi della geotermia accennati adesso da Valerio Gennaro. A proposito dei militari che sono stati nei Balcani e altrove esposti da ragno impoverito, volevo qui denunciare il fatto che le indagini del professor Mandelli, per dimostrare che non c'era un nesso di causalità, uno stesso militare che aveva fatto 2 o 3 missioni una data zona, veniva conteggiato come se fossero 3 militari, 4 militari, e quindi il dato veniva diluito. Questo per dire che oltre a tutte le modalità di cui accennava Valerio Gennaro, c'è stata anche questa, no? E nulla di nuovo sotto il cielo, perché sappiamo come vanno certe cose. La parola subito a Dario Amierico sulla sanità in carcere, e con preghiera anche lui di... Vabbè, sì, sarò contenutissimo, anche perché sulla sanità in carcere io posso parlare per esperienza personale, perché ho lavorato 35 anni a San Vittorio, oltre al resto anche come direttore sanitario, e per cui con un'esperienza diretta enorme. C'è poco da dire. Il discorso fondamentale di medicina democratica, che è quello della partecipazione, non c'è dubbio che proprio in carcere viene negato nel modo più totale, viene negato dall'organizzazione, viene negato purtroppo dalla cultura, viene negato dall'ambiente, viene negato dalla popolazione carceraria, che oggi oltre al resto in gran parte è formata da poveracci extracomunitari, cioè persone proprio emarginate dalla società in tutti i modi, e per cui hanno enormi difficoltà. Io all'interno del carcere ho operato come il più possibile come medico democratico, e forse per questo me la son cavata anche in tempi molto duri di brigate rosse che gammizzavano dirigenti sanitari e medici di carcere, e anche in tempi posteriori, quando la reazione ovviamente ha tentato di colpire anche me. Invece io sono andato in pensione tranquillamente dal carcere, e posso portare, ripeto, la mia esperienza. Sono anni che io sollecito un dibattito sul carcere. Mi rendo conto che medicina democratica non è che possa farsi carico di tutti i problemi, se non quello di portare un contributo di esperienza, e la mia sicuramente è un'esperienza indubbiamente molto forte, insomma. Però, ripeto, le difficoltà nascono dal fatto che la non delega, che è una nota caratteristica e fondamentale per gli interventi all'interno del carcere, è proprio quasi impossibile. Una battaglia, oltre al resto, che è stata condotta, e se si vuole anche vinta, di togliere al Ministero di Grazia e Giustizia la salute all'interno delle carceri, secondo me dai risultati posso dire che è una sconfitta. Così come sono i risultati, perché le ASL gestiscono i servizi sanitari in carcere nel modo più bieco possibile, mandando all'interno delle carceri operatori che sono del tutto disinteressati. Sarebbe un po' il discorso da fare sul, che però ovviamente non posso fare io, sulle donne, sul discorso dell'aborto, eccetera, eccetera, ma non voglio entrare nel merito. Il discorso delle carceri comunque è un discorso generalizzato. Nelle carceri ci sono anche bambini piccoli, ci sono una montagna di tossicodipendenti, ci sono un sacco di malati di AIDS,
tuttora il carcere veramente era un terreno terribile da questo punto di vista, con un'assistenza, nonostante l'impegno di qualcuno, obiettivamente estremamente modesta. Da quando queste cose sono passate alla regione, la cosa è assolutamente peggiorata. Bisogna trovare delle alternative al carcere. Il carcere non può più esistere così com'è, va cambiato radicalmente con delle alternative. Qui si parla di nuove carceri per rubare ulteriori miliardi a questo Stato, ma le nuove carceri non servono a nulla. Ci vogliono alternative. Ci sono detenuti che starebbero in qualunque palazzo senza evadere con una sola guardia alla portineria di questo palazzo, e invece vengono tenuti in un carcere tipo San Vittore, dove ci sono qualcosa come quasi 1000 guardie. È chiaro che il discorso è diverso, è chiaro che il discorso è diverso per i grandi mafiosi o per i piccoli mafiosi comunque, che hanno le loro organizzazioni e che costituiscono un problema reale. Con questo chiudo, invitando proprio tutti a riflettere sulla necessità di un'alternativa al carcere. È questa l'unica soluzione del problema. Comunque ritengo utile fare un accenno a un altro problema. Oltre a quello che ha detto la Patrizia Gentilini sul latte materno, io sono costretto a denunciare il fatto che attualmente nel latte materno, a causa delle vaccinazioni antimorbillo, non esistono più nel latte materno delle mamme che allattano i loro bambini, non esistono più gli anticorpi antimorbillo naturali. Questo è un fatto gravissimo, perché modifica addirittura, secondo me anche forse geneticamente, quello che siamo noi, quello che sono le donne che allattano, eccetera, eccetera. Teniamo presente, perché è una cosa gravissima, l'ha denunciata una pediatra con una pubblicazione, è stata immediatamente licenziata dall'Istituto Universitario di Pediatria per una denuncia del genere, fatta su dati certi di ricerche americane indiscutibili. A questo punto cambiano tutto della nostra vita. Ora non voglio fare polemiche sulle vaccinazioni, però queste costituiscono una fonte di inquinamento micidiale. Fino a pochi anni fa c'era il mercurio dentro i vaccini e si davano a bambini pochi chili. Oggi ci sono altre sostanze altrettanto e forse ancora più pericolose. Chissà quanto ci vorrà per trovarle. E dopo, un ultimo discorso è quello che ci deve vedere impegnati contro l'arroganza di medici che, quando non sono capaci di convincere dei genitori a fare le terapie che vogliono loro sui loro bambini, li denunciano al Tribunale dei Minori, che avvia un meccanismo perverso, perché il Tribunale dei Minori ha la potestà di togliere il bambino al nucleo familiare sulla base di una segnalazione presunta di medici che hanno l'arroganza di incolpare i genitori di responsabilità che spesso sono della medicina. La medicina non sa tutto, è chiaro, parlo per esperienza personale, perché il gruppo che fa riferimento allo sportello salute di Padova sta seguendo ben 6 casi definiti di shaker baby, definizione che mi piace ma proprio per niente, no? Shaker baby, come se fosse qualcosa su cui si può ridere, dice lo shaker, insomma, no? Per cui sarebbero maltrattamenti ai bambini. E recentemente un caso in cui il Tribunale dei Minori probabilmente toglierà la patria potestà dei genitori che rifiutano di usare farmaci pesanti, neurologici, per un bambino che soffre di un'epilessia minore. Però questo bambino è seguito da 9 anni benissimo
da un medico omeopata. Però questo la pediatria di Padova non vuole accettare e per cui vuole denunciare questi genitori al Tribunale dei Minori. Per cui stiamo attenti come Medicina Democratica. Io butto là queste cose perché avremmo dovuto parlarne per 15 giorni probabilmente se volessimo affrontare tutti i temi. Io li butto solo là e mi scuso. Grazie di tutto.